Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, dove vi mostrerò un'escursione in giornata alle cascate dell'Acquafrage. Situate a Borgo Nuovo, in provincia di Sondrio, a meno di 2 ore di macchina da Milano e a circa un'ora di macchina da Lecco. Tali cascate prendono il nome dal torrente da cui si originano. Infatti il torrente Acquafrage forma una serie di cascate lungo tutto il suo tragitto, tra le quali quelle che vi mostrerò, ovvero quelle più in basso e le più suggestive, le più belle. Si capisce così il nome Acquafrage, che deriva dal latino acqua fratta, ovvero torrente continuamente interrotto, per questo si chiama Acquafrage, perché è stata acquistata da Leonardo da Vinci, oltre per la sua facile accessibilità. Infatti, appena lasciata la macchina nei diversi parcheggi nei dintorni della cascata, in prossimità della cascata, con pochi passi si raggiunge la base della cascata, che è situata all'interno di un parco. Per accedervi basta pagare un biglietto di 3 euro per il periodo estivo, mentre in tutte le altre stagioni l'ingresso è gratuito. Noi siamo arrivati circa alle 12 e si è rivelato un orario perfetto per due motivi. Il primo è che il sole risulta essere in una posizione tale da creare un arcobaleno che nasce dalla cascata. E la seconda ragione è perché la gente va a pranzare, quindi risultano esserci meno persone, quindi è più facile fare foto, video, eccetera, senza persone che ti camminino davanti. Ma basta parlare e incominciamo. E bevuto un caffè al bar del parco, ho preso un sentiero ad anello, ovvero il sentiero anello panoramico delle cascate dell'Acquafrage. Tale sentiero parte appunto in vicinanza alla base della cascata e arriva fino al borgo di Savogno. Una volta arrivati al punto di partenza, vi troverete davanti a un bivio. Dovete prendere la strada di sinistra con l'indicazione sentiero panoramico. Questo sentiero ha una durata di circa 2 ore in teoria. Ha un dislivello di 501 metri e una lunghezza complessiva di 3,3 km, dove lungo il tragitto troverete due punti panoramici in prossimità dei due salti della cascata. Abbiamo appena passato il primo punto panoramico e adesso si continua a salire ed è solo scalini. Thank you.
arrivati a questo ponte, poco più avanti troverete un altro bivio e lì potete decidere se tornare indietro oppure, cosa che vi consiglio, proseguire in direzione di Savogno, ovvero un borgo quasi abbandonato con una bellissima vista, davvero suggestivo. Sappiate però che vi aspettano 2886 gradini sconnessi e appunto è tutta mulattiera, però alla fine ne varrà la pena. Pecora nera della famiglia, altra pecora nera della famiglia, altra pecora nera della famiglia. Siamo quasi arrivati alla chiesa. In teoria dovevano essere 1:45 andata e ritorno, invece forse 1:45 a metà tragitto dell'andata, e questo è il risultato. Ta-ta! Sì. Vediamo il panorama, però com'è? Solo nebbia, però vabbè, ci sta. Panorama autunnale. Arrivati al borgo di Savogno e ci sono queste strutture antichissime, pericolantissime. Solo gradini. Lì credo che non ci salirò su queste scale qua, che mi sembrano non troppo sicure. Anche alla fine di questo video e spero vi sia piaciuto e che sia riuscito anche un po' a divertirvi. Infatti vorrei promuovere di più questa tipologia di video, ovvero con un aspetto, un approccio un po' più simpatico, per appunto coinvolgere maggiormente il pubblico e non solo una serie di foto e video. Magari scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se vi sono piaciute le cascate dell'acqua fragia, se ci andrete mai o ci siete già stati, magari anche delle escursioni e dei viaggi che avete fatto e che volete consigliare a me o comunque a chi leggerà i commenti, o che del tipo di viaggio o escursioni che vorreste vedere nei miei video. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sicuri di non perdervi i prossimi video e di lasciare un bel like se appunto il video vi è piaciuto. Detto questo, da Super Trump è tutto e ci vediamo al prossimo viaggio. Dopo una giornata di montagna, sono una giornata ilaria, è finita così, KO totale. Chi vuole unirsi alle prossime avventure mi chiami. Thank you.